2012 ho iniziato il percorso di implementare la sicurezza dei lavoratori e ho pensato di utilizzare il bando INAIL ISI nel 2011 partecipando e fortunatamente sono entrato nel click day tra le aziende prescelte. Ho presentato un progetto di utilizzare un robot antropomorfo che potesse prelevare nel fine linea, cioè l'ultimo pezzo di lavorazione dell'azienda, cartoni già pieni di prodotto per poterli posizionare sulle pedane di legno che poi vanno sui magazzini per poi essere commercializzati. Questo progetto ovviamente è costato e l'ho potuto fare soltanto grazie all'intervento dell'INAIL che ha contribuito per il 50%. Ha dato un ottimo risultato in termini di sicurezza perché il lavoratore non ha più utilizzato le proprie forze e soprattutto non ha più sofferto ai problemi dovuti alle posture di doversi piegare 200-300 volte in un'ora per poter mettere i cartoni sulle pedane. Questo è stato un grosso traguardo dal punto di vista della salute del lavoratore. Per l'industria è stato anche un aumento della produzione e quindi una riduzione dei costi. Quindi due aspetti contemporaneamente, sicurezza del lavoratore e economia aziendale. Che nel 2016, forte di questa esperienza, ho riproposto un altro robot con un altro bando ISI, anche qua la fortuna ci ha aiutato e quindi siamo entrati in gradatoria, abbiamo preso il secondo, molto più grosso, che fa un lavoro simile al primo, ma addirittura prende vasi ancora caldi a 98 gradi, quindi cosa impossibile che il lavoratore potesse usare con le mani praticamente così. Perché grazie a una testa magnetica, io prendo questi vasi e li mettiamo sulle pedane per il magazzino. Tutta l'area è stata blindata con un'isola di sicurezza dove non si può passare, perché appena tu passi scattano i sensori e si blocca tutto. Quindi il lavoratore è sicuro non solo dal punto di vista che non soffre più, ma anche mentalmente è tranquillo nel lavoro, perché sa che non può essere mai preso da un incidente di lavoro.